Ciao pattinezza. Vedo che lei qui per esempio ha sacco 15, ma è lo stesso, vuol dire che qua conversione. Si vede bene? Sì. Ok. Allora, permettetemi innanzitutto di cambiare lo sfondo perché io sono abituato a lavorare con nero, perché sennò mi ammazza gli occhi. Quindi facciamo così, file, new model. Allora, noi vogliamo fare un nuovo modello. Allora, innanzitutto vedete che SAP ha dei modelli già preimpostati, dei template, ok, di strutture ricorrenti. Quindi qua ci siamo? Vi perdete già ora. Ha delle strutture ricorrenti, ok? Quindi voi potete decidere di usare, ad esempio, se avete una struttura simile a queste, di usare una di questo tipo. Ad esempio, come vedete qua, ci sarebbe 3D frame, no? Volendo, uno potrebbe dire che è una struttura tridimensionale, e nel nostro caso potrebbe partire da questa e modificare questo template, oppure partire ex novo. Noi partiamo ex novo in maniera tale che faremo uno dei tutti i principali comandi. Quindi, noi scegliamo semplicemente quella che è una griglia, e notate bene che SAP sin dall'inizio vi chiede di impostare l'unità di misura, unità di misura che voi potete cambiare durante il corso del lavoro, quindi non necessariamente se partite con chilometro un metro, passo in alto, rimarranno chilometro un metro, ok? Però fate attenzione, perché voi ora state lavorando in chilometro un metro, quindi teoricamente le grandezze che andate a inserire sono in chilometro. Se poi volete inserirla in un'altra unità di misura, dovete cambiarla in corso d'opera, ok? Allora, grid only. Allora, con grid only, che è praticamente questo, lui si crea una griglia e vi chiede, diciamo, di dare quelle che sono la spaziatura della griglia e quanti elementi volete su questa griglia. Allora, supponiamo che la distanza tra, diciamo, l'unità di misura lungo x, y e z sia 1 unitaria, quindi qua grid spacing possiamo mettere 1 poi tenendo conto che in definitiva la nostra costruzione che ingombro ha è una costruzione che è a dimensione in pianta di 12 metri per 25 e in altezza si arriva fino a 9 metri al massimo, quindi giusto per non sbagliare mettiamo lungo x e lungo y 26 e quindi quante, diciamo, quanti metri al massimo vogliamo nella direzione dell'altra, 26 e 10. Potete, questo se vi serve la griglia, io molto spesso la oscuro perché mi dà fastidio, quindi questo vedete voi. Cliccate ok e lui automaticamente vi crea questa doppia vista, una del piano XY a quota Z uguale a 9, eccola qua su, questo vi dice, oppure una vista 3D. Allora, innanzitutto io elimino la vista e lascio la 3D, poi vado a cambiare le opzioni del display e le metto il display nero, quindi display, scusate, option, colors, quindi option, colors, display, allora background mettiamo in nero, se no ci spacchiamo gli occhi. Allora, detto questo, andiamo a definire innanzitutto quello che è il materiale e le varie sezioni che vogliamo impiegare per realizzare la nostra struttura. Allora, per definire il materiale, come vedete c'è un menu in alto, che è un classico menu tipo Windows, quindi come siete abituati su AutoCAD, eccetera. Quindi andate in Define, e Define, come vedete, vi dà la possibilità di definire quelli che sono i materiali, le section property, quindi le proprietà della sezione trasversale degli elementi strutturali, e tutta una serie di cose che poi vedremo. Allora, innanzitutto definiamo un materiale.
Allora, per di default il Zappa ha due materiali, il primo è un calcestruzzo e il secondo è un acciaio. Supponiamo di volere introdurre, se infatti voi cliccate ad esempio sul materiale A992FY50 e andate a vedere Modify Show Material, vedete che questo praticamente è un acciaio, no? Però dice che il tipo di materiale è proprio uno steel, acciaio, la seconda riga, e poi se voi guardate effettivamente quelli che sono il peso e la massa e i moduli elastici, questo è un acciaio. Okay? Quindi voi potrete decidere di o creare uno nuovo o di modificare questo. Se vogliamo modificare questo, quindi ci rientriamo, diamo ad esempio come nome S275 per ricordarci che il nostro acciaio è un S275, il peso per unità di volume è corretto e noi solitamente impostiamo quello che è il modulo elastico pari a 210.000 newton sul millimetro quadro, che sarebbero anche 2,1 per 10 all'ottava newton sul millimetro quadro. Allora, se uno ha un attimo di smarrimento per questa unità di misura, cioè non si ricorda come passare da un'unità di misura all'altra, noi siamo in grado di ragionare anche newton sul millimetro, quindi basterà andare su unità e settare newton millimetro, basta scorrere, eccolo qua, newton millimetro centigrado, e qua basta mettere 210.000. Il peso automaticamente si cambia da solo, come avete visto, e lo lasciate nel postato. Mettete 210.000, il modulo di Poisson per l'acciaio corretto 0,3, eventualmente potete cambiare le grandezze nella parte bassa di questo menu a tendina. Vedete, qui c'è scritto altre proprietà per il materiale acciaio. Queste proprietà servono perché il SAP 2000 permette eventualmente di fare anche le verifiche degli elementi strutturali, quindi non solo di calcolare le caratteristiche della sollecitazione, ma anche proprio di fare le verifiche, verifiche di resistenza e verifiche di stabilità. Però qua sono, prima cosa, non è impostata la nostra norma, perché c'è il loro codice 3, ma non c'è il nostro decreto ministeriale, poi logicamente voi le verifiche per il riempire quei campi non ha senso, quindi li lasciate così. Allora, in questo modo, vedete, avete cambiato il materiale, clicchiamo OK e usciamo da questa parte di programma. Definiamo anche le sezioni trasversali degli elementi strutturali. Allora, andiamo in Section Property e scegliamo, noi abbiamo tutti elementi di tipo frame, no? Perché non abbiamo, noi non vogliamo modellare eventuali, diciamo, pareti, elementi, diciamo, che si comportano come lastre o piastre. Noi abbiamo semplicemente tutti degli schemi a frame, quindi noi utilizzeremo dei BIM, pertanto a noi quello che serve sono le frame section. Quindi, frame section, allora, voi potete importare delle sezioni che SAP già preimpostate, oppure potete crearne di nuove. Ad esempio, se io volessi creare una nuova sezione, basterebbe cliccare su Add New Property e in funzione del materiale che voi andate a impiegare, SAP ha già impostato delle forme di cui voi poi dovete andare semplicemente a definire quelle che sono le dimensioni. Quindi, ad esempio, in un profilo a doppio T, SAP vi chiederà in questo modo di definire quello che sono le misure della frangia, dell'anima, quindi gli spessori, le lunghezze e così via. E vi chiede anche il materiale, se voi ci fate caso, qua, vi chiede anche il materiale, no? Che, con il quale avete intenzione di realizzare quell'elemento strutturale, quindi vi dà già per default l'S275 acciaio. E se voi ad esempio cliccate su Section Property, il SAP automaticamente si calcola tutte quelle che sono le proprietà trasversali di quella sezione, cioè quindi l'area, il momento di inerzia rispetto ai due assi, il giratore di inerzia, il modulo di resistenza elastico, vi dà anche il modulo plastico, ma poi per ora penso che con professore ci siete arrivati, okay. Vi dà la costante di torsione, vi dà tutte le caratteristiche che voi potreste trovare su un salario, ok? Ma capisco che qua può essere noioso dover stare a impostare le caratteristiche, allora il Zappa ha
Se voi fate import new property, quindi riandiamo in set, allora voi siete, giusto per non correre troppo, siamo in define, section property, frame section, import new property. Allora, noi sappiamo che nel nostro progetto impiegheremo dei profilati WP che sono l'HA 120, se non sbaglio, per l'arcareggio. Se non sbaglio, fatemi vedere. Ma potrebbe essere quello. Sì, HA 120. Poi, le colonne, abbiamo detto ieri, che saranno degli HA 120. Sappiamo anche gli elementi che costituiscono la capriata, quindi cominciamo a importare tutte queste sezioni che ci servono. Allora, innanzitutto cominciamo con le sezioni a WT. Allora, cliccando su WT, SAP praticamente vi va nella cartella dove è installato, teoricamente, e se voi scorrete, a un certo punto trovate un file che si chiama euro.pro. Eccolo qua. Ci siete? Ce l'avete? Allora, euro.pro praticamente sono tutti i salomari standardizzati con la normativa europea, quindi diciamo trovate anche tutti i nostri profili. Allora, cliccando su euro.pro, apri, praticamente vi viene data tutta una serie di profili. Allora, andiamo a cercare innanzitutto quello che è l'HA 120 e l'HA 220. Allora, scorriamo, HA 120, eccolo qua. Quindi facciamo ok, vedete, e effettivamente lui vi fa già vedere le dimensioni, e effettivamente torna, perché noi sappiamo che l'altezza del profilo è 114 mm, la base invece è 120 mm, quindi poi se voi cliccate qua verificate che le grandezze che io vi ho dato in destinazione effettivamente sono quelle corrette, cioè area, momenti di inerzia, eccetera. Quindi questo profilo è corretto e lo importiamo. E lui se lo mette in memoria. La stessa cosa facciamo per l'HA 220, quindi facciamo import new property. Se rimanete bloccati da qualche parte, bloccatemi, io mi fermo e eventualmente vediamo dove siete bloccati, se no io vado avanti. Allora, HA 220, eccolo qua. Ok. Allora, poi abbiamo la capriata. La capriata è realizzata con degli L accoppiati, L80x80x8, per quanto riguarda la briglia superiore e la briglia inferiore, mentre le aste di parete sono due L60x60x6 accoppiati. E noi abbiamo già impostato anche quella che è la distanza tra i profili, perché abbiamo detto che vogliamo che ci sia una distanza di 15 mm, perché poi le piastre di attacco per realizzare i collegamenti saranno proprio quelle. Allora, basta fare import new property e come vedete il SAP ha già anche gli angolari. Quindi scendiamo a double angle e qua vedete che il SAP mette insieme sia gli angolari a lati uguali che a lati disuguali. Quindi innanzitutto dobbiamo scendere 2L 80x80x8, quindi scorriamo, ecco. Ci vedo Marco, eccoli qua, 2L 80x8, è sotto, eccolo qua, 2L 80x8 slash 15. Lo slash 15 vuol dire semplicemente la distanza tra i due profili, va bene? Quindi se scorrete un pochino lo trovate. E gli diamo un bel ok, eccolo qua, questa è la nostra sezione. E se voi andate teoricamente a controllare le proprietà, vedete che avete anche il momento di inerzia secondo l'asse 2, e ora capiamo anche che cos'è asse 2 e asse 3, che è 366. Infatti, io quello che mi ero calcolato applicando il teorema di Wittgensteiner, quindi facendo il teorema di trasposizione, era proprio 366, quindi ecco. Allora, vi faccio notare anche che il SAP disegna automaticamente, qui ora ne vedete uno solo, quelli che sono gli assi locali dell'elemento. In blu viene dato l'asse 3,
e poi diciamo quello ortogonale all'asse 3 è l'asse 2. Perché quando si parla di elementi strutturali o anche di nodi all'interno di un programma di elementi finiti, è sempre bene distinguere quelli che è il sistema di riferimento globale, quindi quello che sta chiamando x, y e z, da quello che è il sistema di riferimento locale dell'elemento. Quindi questo 3, ad esempio, sarebbe quell'y che io a lezione vi indicavo come asse forte della sezione composta. Cioè, quando io vi parlavo di asse locale dell'elemento, sarebbe questo, ok? Quindi è importante sapere anche bene com'è il sistema di riferimento degli elementi e poi dopo, quando li sistemiamo, vi faccio vedere come si fa a vedere. Allora, abbiamo importato questa sezione, importiamo anche i due L se dipende da che, se avete scelto quello corretto, 2L80x8/15, eh? Io non lo blocco, Ragazzi, state attenti alle unità di misura, eh? Leggete in basso, se in basso non ci avete scritto che non è un metro, per forza voi visualizzate una cosa diversa da me. Lei ad esempio aveva pollici e quindi inch, e quindi vedeva, cioè il valore era corretto ma lo vedeva in un'altra metà di misura, ok? Allora, importiamo anche 60x60x6, distanziati 15 mm, quindi import new property, angolare doppio, quindi cerchiamo 2L60x60x6, eccolo qua, quindi 2L60x60/15, l'avete trovato? Io lo trovo io che sono cieco, ragazzi. Siamo? No? Vabbè, se poi non lo trovate ne importate un altro, l'importante è che capiate come si cercano gli elementi e come funziona, eh? 60x6/15, che il 15 vuol dire la distanza tra i due profili, eh? Cosa? Per 6. Che è lo spessore della L. Va bene? Ok? Questo è al solito la vostra sezione. Vi fa rivedere quelli che sono gli assi locali. Il 3, il 2 è in questo piano e sarebbe l'asse rosso, quindi l'asse rosso verticale. L'asse 1, che è l'asse, diciamo, lungo l'asse 1, che sarebbe l'asse dell'elemento strutturale, quello che poi vi delinea l'elemento trave, ovviamente è ortogonale al piano. E quindi ora facciamo ok. Allora, noi non abbiamo neanche predimensionato quelli che sono i diagonali del controvento, perché ieri siamo arrivati a definire lo schema di calcolo, non abbiamo definito la sezione trasversale, quindi per ora supponiamo che anche quella venga realizzata in L60x60x6, poi eventualmente la possiamo cambiare anche in corso d'ora. Allora, clicchiamo ok. Allora, mettiamoci ora in un piano verticale, in un piano XZ, per cominciare a disegnare quello che è proprio il nostro piano. Allora, per definire una nuova vista basta fare in questo modo: U set 2D view. Allora, a questo punto voi vi volete mettere in un piano XZ rispetto al sistema di riferimento globale del SAP e lungo Y 0, quindi vi mettete sul piano verticale. Cliccate ok e vedete che
si trasforma in questo modo. Vedete che in basso a sinistra c'è il sistema di riferimento globale di SAP, x, z e y è 8. Allora, iniziamo a disegnare i nostri elementi. Allora, noi sappiamo che abbiamo delle tre colonne, ok? Tre colonne di altezza, quelle laterali 6,50 m e quella centrale 7,55 m. E il passo tra queste colonne è praticamente 12 metri per il coseno di 5 gradi, che fa 11,9533 all'incirca. Allora, cominciamo. Per disegnare le aste, basta cliccare su questo tasto di scelta rapida, Draw Frame Cable, oppure trovate anche il comando corrispondente nella barra qua su in alto, Draw Frame Cable Tendon, quindi frame è il nostro elemento BIM, poi cable o tendon, perché il SAP prevede anche dei particolari elementi che appunto si chiamano cavi, che servono ad esempio se vogliamo modellare punti stradali, sospesi eccetera, o anche i tendon, che sono un'altra tipologia di elementi strutturali. Allora, andiamo su, disegna il frame. Come vedete, lui per disegnare il frame parte con delle opzioni già preimpostate. Allora, innanzitutto vi dice il tipo di elemento che ti vuoi andare a disegnare è una linea dritta, perché ci sarebbe la possibilità, cliccando qua sopra, anche di cambiare la tipologia di elemento, quindi o una trave curva, oppure al solito un cable o un tendon, quindi vi dà la possibilità di cambiarlo, e noi rimaniamo su straight frame, cioè una linea dritta. Vi chiede che sezione trasversale volete impiegare, e noi ad esempio vogliamo disegnare le colonne con l'HA220, quindi selezioniamo nel menu a tendina l'HA220. Poi vi chiede se è un elemento continuo o vedete moment release. Moment release vuol dire che rilascia al momento, cioè vi chiede se praticamente l'asta è un'asta che agli estremi ha un vincolo a cerniera oppure è un'asta continua. Allora, per ora mettiamo la continua, quindi non teniamo conto di quelli che sono i vincoli interni, e poi vi faccio vedere com'è possibile invece impostare i vincoli interni. Quindi noi qua lasciamo l'opzione continuous, vi faccio vedere che comunque cliccandoci ci sarebbe ping, significa semplicemente elemento, è una sorta di elemento incernierato, quindi agli estremi voi avete due cerniere cilindriche, non sfere. Quindi per ora lasciamo tutti. Allora, gli altri potete lasciare i valori preimpostati, tanto quelli fondamentali sono i primi tre. Quindi se ora voi chiudete, vedete il cursore ha cambiato forma e vi permette l'inserimento. Inserimento che è facilitato dai nodi di questa griglia. Allora, cominciamo. Allora, mettiamo una colonna, ad esempio, alta 6 metri, perché noi siamo andati con un'unità di 1 metro per 1 metro, no? Quindi facciamo in questo modo, 3, 6... e la disegnata. Cambio un attimo il colore perché sennò non ci vedete niente. Display frame in giallo, in distrutto in arancione, se si finisce lei. Ok. Oh. Allora, questo è l'elemento frame. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, ma lei ci ha detto che praticamente il programma risolve diciamo, il problema del continuo nei nodi. Io non vedo i nodi. I nodi, il SAP li mette invisibili per default, ma voi li potete mettere in vista e vi consiglio di metterli in vista in questo modo. Basta andare o su Display, oppure su questo menu, Set Display Option, su quel quadratino con la sbaffatura interna. Vi si apre questo schermo dove voi potete gestire, diciamo, tutte le cose da far vedere e non far vedere, eccetera. Come vedete, i joints, quindi i nodi, sono messi invisibili perché invisible è sbaffato. Quindi voi togliete la sbaffatura, è invisible, sì, e qui è ok. E vabbè, me l'ha disegnato in blu. Aspettate che mi cambio il colore perché anche lì. Anche noi non dobbiamo cambiare il colore. Oh. Questo qui è il nodo.
Allora vai in display, vediamo un po', anzi option, scusami. Ci dovrebbe essere set display option. Non c'è. Allora è io ce l'ho già fuori. Allora, clicca col destro sul menu grigio, su questo menu qua. Qua che ci dovreste avere dello spazio per cliccare col destro. Guarda, praticamente se te ci clicchi col destro, ti deve venire fuori una cosa di questo tipo. E poi sbappa display. E ora ce l'hai. Ah, c'è già spuntato. E non c'è quel quadratino lì. È questo qui, ragazzi, secondo che versione di SAP avete è leggermente diverso, ma è questo, eh. Quando vado a fare la stampa, Allora, nel caso qualcuno di voi abbia sbagliato l'unità di misura a impostare la griglia, è molto semplice modificarla in questo modo. Cliccando sempre col destro, questo funziona, è un programma Windows, quindi nel senso se voi cliccate col destro si apre sempre qualcosa, si apre un menu a tenda e vi permette di fare, di editare la griglia, Edit Grid Line, la griglia globale che è quella che inizialmente noi abbiamo modificato, Modify. A questo punto, se ad esempio come lui qualcuno avesse sbagliato, basta semplicemente fare un quick start e si riapre semplicemente questo. E poi metti grid spacing 1111. Va bene? Poi, naturalmente, come vi dico sempre, spippolandoci imparate a prenderci la mano. Anche se avete paura di fare un comando sbagliato, esiste sempre l'undo, ok? Quindi con questa freccia tornate sempre indietro, l'undo, quindi cancellate l'ultimo comando, quindi non vi sbagliate, cioè non abbiate paura di osare con SAP, eh? Allora, abbiamo definito questa colonna, vi faccio vedere innanzitutto che se voi cliccate con il destro, vi si apre questo menu dove vi dà tutte le caratteristiche dell'oggetto. Innanzitutto vi dice qual è la sezione trasversale. Vi dice anche, allora, a parte diciamo tutti questi discorsi, tutte queste voci che potete vedere tranquillamente a manuale e poi qualcosa comunque vediamo. Allora, vedete, releases per ora dice none. Il releases none significa semplicemente che l'asta è un'asta che agli estremi non ha svincolato nessuna caratteristica della sollecitazione, cioè vuol dire che quell'asta trasferirà eventualmente all'asta accanto o all'asta a cui è collegato tutte le caratteristiche della sollecitazione, quindi tre tagli, i momenti flettenti e lo sforzo normale, tre tagli e tre momenti flettenti e un momento torcente perché siamo nel tridimensionale, eh? Ok? Poi notate bene che
vi dà anche il minimo di stazioni. Vedete che cosa significa min number station? Cioè che automaticamente il SAP, anche se voi definite l'elemento frame come diciamo un elemento che collega due nodi, il SAP automaticamente ci va a mettere un nodo interno per calcolare la soluzione almeno anche in un nodo interno, ok? Quindi per darvi la soluzione un pochino più accurata. Voi non lo vedrete mai questo nodo, però lui ce lo mette, cioè si va a calcolare la soluzione anche in quel nodo. Perché la cosa fondamentale, che era la cosa più importante che mi sono dimenticato di dire prima, è che man mano che questa griglia, che questa, diciamo, mesh, che questa mesciatura è fitta, ok? Quindi man mano che questo reticolo che voi create, quindi questi punti che voi andate a prendere in considerazione sono maggiori, la soluzione approssimata che voi trovate tende a quella reale, ok? Poi, altra cosa vi faccio vedere. Local Axis SAP vi dice che è di default. Quindi, se voi vedete qua c'è scritto Local Axis, asse locale dell'elemento default. Vediamo com'è questo asse locale dell'elemento di default. Allora, per visualizzarlo, al solito potete andare in Display, Set Display Option, quindi quel quadratino sbaffato, e sul frame, quindi sulla sezione frame, selezionare local axis. Selezionando local axis, a questo punto il SAP vi disegna questo sistema di riferimento. Allora, l'asse rosso per il SAP è sempre l'asse locale 1 dell'elemento, quindi il rosso è l'asse locale 1, quindi quello che noi prima nella sezione trasversale non vedevamo perché era fuori il piano. Poi, l'asse 2 dell'elemento è la nuova versione di SAP, penso che sia il verde, e la vecchia era il bianco, ma non cambia niente. Comunque, l'asse 1 e 2 sono, diciamo, quegli assi che definiscono il piano in cui giace l'elemento frame, ok? Quindi, l'asse 1 e 2 definiscono il piano in cui giace l'elemento frame. Poi, ricordandovi che l'1 è quello, diciamo, che definisce la direzione dell'elemento, in conseguenza l'ortogonale. Infine il 3 è quello ortogonale, che voi qua non vedete perché è ortogonale a questo piano, ma se voi mettete la vista 3D, semplicemente andando su questo pulsante 3D, rimettete la vista 3D, a questo punto, se voi fate un bello zoom, in questo modo, vedete, per l'elemento avete il vostro sistema di riferimento locale. Quindi l'asse 1 che è il rosso, il 2 che è il verde o bianco, e il ciano che è l'asse 3. Quindi è importante perché poi il SAP, quando voi andate a leggere le caratteristiche della sollecitazione per l'elemento strutturale, ve le dà riferite a questo sistema di riferimento. Quindi non vi darà un MX, un MY, un TX, un TY, vi darà un M1, un M2, un T1, un T2, eccetera. Ritorniamo nella nostra vista, quindi View, Set 2D, selezioniamo ancora questo piano XZ a Y uguale a 0, quindi ritorniamo su quel piano. L'altra cosa, dimmi. Allora, basta che clicchi semplicemente sull'elemento, ok? Lo selezioni, quindi o facendo come selezioni in AutoCAD oppure cliccandoci sopra, e poi basta fare Assign Frame e poi c'è Reverse Connectivity. Reverse Connectivity praticamente lui ti fa diventare quello che chiama nodo Start come nodo End, perché il nodo Start, diciamo, l'asse rosso, quindi l'asse 1, ti definisce quella che è la direzione dell'elemento, quindi l'asse 1 va dal nodo che lui chiama Start, da nodo iniziale, al nodo End, che è il nodo finale, ok? Quindi Reverse Connectivity. Ora, detto questo, vi faccio anche notare che in realtà questa colonna è alta, abbiamo detto 6,50 m, non 6 metri, quindi vogliamo cambiare la lunghezza. Allora, per vedere la lunghezza, innanzitutto cliccate sempre col destro sull'elemento strutturale e, ritornando in questo menu, se voi andate in Location, lui praticamente vi dà le caratteristiche di questo elemento, cioè vi dà la lunghezza dell'elemento, che dice che è di 6 metri,
Poi mi dice anche che questo è un elemento linea e che va dal nodo 1, quindi il nodo da cui parte è il nodo 1, perché ZAP si numera anche tutti i nodi, e il suo nodo end è il nodo 2, e mi dà di questi nodi anche quelle che sono le coordinate rispetto al sistema di riferimento globale. Vedete? Quindi lui vi dice, guarda, io vado da questo nodo a questo nodo. Ok? Allora, supponiamo a questo punto noi dobbiamo moltiplicare, scusate, modificare la z del nodo end. Dimmi. Dal nodo 3 al nodo 4. Va bene lo stesso. Tanto poi, perché lui, molto probabilmente te prima hai disegnato qualcosa e l'hai cancellato. Lui continua a fare la numerazione consecutiva. Ma questo va bene lo stesso, tanto lui poi si rinumera i nodi internamente, se non vedi questa rinumerazione, quindi a te non ti interessa. Allora, se voi comunque voleste vedere anche il, siccome il SAP, come vi ho detto, assegna ad ogni nodo il proprio numero e anche ad ogni elemento il numero, per vedere questa numerazione basta andare in Set Display Option e a Joint selezionate Label e anche alla frame selezionate Label. Quindi lui che cosa vi dice? Come mai non le fate qui? Selezionate Label e Label. Sì. Forse perché le fate in 3D? No. Perché questo è scraccato male. Però ve le dovrebbe far vedere. Ah, è colore, hai ragione. Colore. Display text, hai ragione, il text mettiamolo in giallo. Oh, ecco, quindi posso rimetterlo nella lista di classi. Poi togliamo un attimo il sistema di riferimento locale perché sennò non si vede niente. Scrive piccolo, però si può, voi lì la vedete, ah, sì. Però la potete anche ingrandire, option, basta andare in dimension tolerance e qua su minimum graphic font size mettete ad esempio 5 o 8 stesso e così li vedete belli grandi, eh? Scusami? Per fare che cosa? I numeri o per variare la grandezza dei numeri? Al solito, option, dimensions, tolerance, ok? E qua si apre questo menu a tenda e modificate, diciamo, la minima dimensione del font, ok? Io l'ho portata alla stessa massima, 8. Quindi vedete che l'elemento frame 1 praticamente va dal nodo 1 al nodo 2, ok? Allora, quello che ora a noi ci interessa è modificare la lunghezza di questo elemento strutturale. Ma per modificare la lunghezza di questo elemento strutturale dobbiamo modificare le coordinate di uno dei due nodi. Modifichiamo quelle del nodo 2. Allora, basta semplicemente andare sul 2, cliccare col destro, location, andare sulla Z e cliccare due volte sulla Z. Cliccando sulla Z si apre questo menu. Ok? E quindi qua basta mettere 6,5. Ora tenete conto che la vostra compagna ha come separatore decimale la virgola, però mi sembra che il SAP voglia sempre il punto, perché con la virgola può darsi che faccia un pochino di casino. Quindi questo quando fate l'esercitazione, casomai mettete le impostazioni internazionali del computer sul punto, non sulla virgola. Ok? Allora, qua mettete 6,5, gli date ok, vedete lui ha modificato la z di questo nodo, e in questo modo l'asta si è allungata, va bene? Allora, a questo punto dobbiamo copiare questa a distanza di 11,95 m. Quindi selezioniamo tutto. Andiamo in Edit. In Edit trovate tutti i comandi, diciamo, tra virgolette, grafici per modificare il vostro modello, quindi un po' come fate in AutoCAD. Quindi Edit, potete fare Copy, o anzi Replicate. Ok?
Allora, voi volete praticamente che questo elemento venga copiato linearmente, quindi lungo una direzione, e in questo caso in direzione x. A che distanza? A distanza abbiamo detto 11,9533. Notate bene che SAP vi dà anche le opzioni nel caso di copiatura, cioè se voi entrate in questo menu, Modify Show Replicate Options, praticamente lui vi ha sbaffato tutte le caratteristiche che va a copiare di quell'elemento, cioè oltre a copiarvi l'elemento in un'altra posizione, vi dice anche che automaticamente vi copia la sezione, il sistema di riferimento locale e tutte le output station, la suddivisione e così via. Quindi se ad esempio voi non volete che vi copi la sezione trasversale, sbaffate la sezione. Se non volete che vi copi il sistema di riferimento particolare, ma in questo caso a noi ci va bene tutto, quindi andiamo come ok. Quindi, e questa l'abbiamo copiata. Altra cosa, vi faccio notare che anche i nodi hanno un sistema di riferimento locale. Quindi non solo i frame hanno un sistema di riferimento locale, ma anche i nodi del modello hanno un sistema di riferimento locale che per default SAP fa coincidere con il sistema di riferimento globale. Quindi se voi volete vedere anche il sistema di riferimento locale del nodo, basta al solito entrare nel menu Set Display Option, ora sbaffiamo i label delle frame e dei joint che non ci interessano, ma sbaffiamo invece Local Axis. Quindi vogliamo vedere l'asse, il sistema di riferimento locale dei nodi. In questo modo vedete che l'asse 1 per il nodo è l'asse rosso, l'asse 3 del nodo è il ciano e l'asse verde è coincidente con Y e quindi voi non lo vedete perché è ortogonale. Ok? Va bene? È importante perché voi potete dare anche quando noi andremo a applicare ad esempio i carichi possono essere ad esempio dati anche come carichi nodali e voi potete decidere ad esempio di dare un carico che è inclinato, no? Magari. E se voi volete dare un carico inclinato o scomponete il carico con seno e coseno oppure andate a ruotare quello che è il sistema di riferimento locale del nodo e poi lo date nel sistema di riferimento locale del nodo. Allora, qui ora ritorniamo, perché tanto non ci servono. Allora, questo nodo va a... anzi, facciamo così, giusto per usare... Sì, no, vabbè, noi sappiamo l'altezza di questo nodo. L'altezza di questo nodo è 7,55 m, no? Perché la colonna centrale dal nostro modello è 7,55 m. Quindi modifichiamo... Allora, vi voglio far vedere subito una cosa. Supponiamo che noi abbiamo inserito il nostro modello. Questo per noi è il nostro modello finito. E supponiamo che noi non abbiamo neanche ancora messo gradi di vincolo né niente, quindi teoricamente il programma non dovrebbe funzionare. No? Facciamo runnare il programma, quindi clicchiamo direttamente su questa freccia, Run Analysis. L'avete trovata lassù in alto? Allora fate run, si apre questa schermata. Allora lui per default si calcola due casi di carico, dimmi. Che vuol dire? Thank you.
7,55. Allora, vi faccio il SAP per default, ha già due case di carico che lui si calcola in automatico. Allora, innanzitutto voi potete scegliere quali casi di carico far andare al SAP. Quindi innanzitutto voi andate sul modal, perché non vi interessa, voi non sapete che cos'è, e vabbè, non fare rete sismica. Quindi innanzitutto su selezionate il pulsante run o slash don't run case, in maniera tale che quello non ve lo calcoli. Poi, prima di lanciare l'analisi, io questo l'ho detto 2 miliardi di volte, vedete che qua vi dà la possibilità di monitorare l'analisi. Allora, vi dice di metterla sempre in vista, di non metterla mai in vista e di mostrarla dopo 4 secondi. Mettete sempre in vista il monitor dell'analisi, perché il monitor dell'analisi praticamente è una schermata che SAP vi fa, con la quale SAP in tempo reale vi fa vedere i calcoli, e quindi vi dà un voi vi accorgete subito se ci sono dei problemi, perché eventualmente vi dà un warning. Ok? Allora, quindi mettete su always show, e a questo punto fate run now. Logicamente si apre questa schermata, perché lui vi chiede dove salvare il file. Allora, io sul desktop ti creo una cartella così. Allora, io l'ho salvata, lui sta calcolando. Allora, vedete? Quella che ora è scomparsa, ma che voi ritrovate dietro, quindi basta chiudere semplicemente questa, è questa qui, questa finestra di monitor, dove lui vi dà le informazioni di quello che sta facendo. Allora, dice, innanzitutto quanti sono il numero dei nodi, quanti sono gli elementi frame, e poi vi dice altre informazioni tipo sui casi di carico, 1, se ci sono dei casi di accelerazione, eccetera. A questo punto poi lui inizia ad assemblarsi quella che si chiama matrice di rigidezza della struttura, e lui qui comincia a avere dei problemi. Vedete che vi dice warning, vi dice attenzione, la struttura è instabile o mal condizionata. Vedete, the structure is unstable or in condition. Check the structure careful form. E vi dà diverse opzioni. Vi dice, guarda che molto probabilmente le condizioni iniziali sono inadeguate. Oppure vi dice, guarda che la matrice delle rigidezze va a zero, oppure è, diciamo, negativa. E così via. Quindi questo a voi vi dice, guarda, dimmi. Matrice non è messo always show, basta semplicemente, allora ora basta rientrare sull'analisi, vedete che qua si è creato un blocchetto, lo sblocchi. Allora, aprendo il blocchetto praticamente permettete di rilavorare sul modello. Quindi quando te rilanci l'analisi, questa ci deve essere always show. Sì. Cosa? Allora,
Allora, vi dice che la struttura è mal condizionata, quindi vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. E effettivamente è vero. Allora, c'è anche la possibilità di trovare gli errori della struttura, semplicemente cambiando il solutore. Ve lo dice anche lui come consiglio. Run now, se io rifaccio run now e riguardo la schermata, praticamente come consiglio da semplicemente questo. Mi dice che per ottenere ulteriore informazione usa praticamente il solutore standard, use la prima opzione, standard solve. Allora, in questo modo che voi che cosa dovete fare? Chiudete il tutto, sbloccate il modello, in maniera tale che ci potete riagire sopra, ok? A questo punto entrate nel menu in alto, ci dovrebbe essere un Analyze, ok? Poi entrate in Set Analysis Option e vedete si apre quest'altra schermata e qua potete cambiare il solutore, quindi Solver Option. E mettete il solutore standard. Ok, qui da ok, e a questo punto rilanciate l'analisi. Rilanciando l'analisi, avendo messo il solutore standard, e andando a rivedere che cosa vi dice, vedete? Qua praticamente vi dice tutti i problemi che lui ha incontrato. Vi dice praticamente che i problemi lui ha incontrato nel nodo 2 e precisamente vi dice che il nodo 2, praticamente a causa del nodo 2 ho diciamo la matrice di rigidezza che praticamente va a 0. Cioè vi dice che il nodo 2 è un nodo labile perché può spostarsi lungo i tre assi X, Y e Z e può ruotare secondo lungo, diciamo, intorno a tre assi. Quindi dice che il nodo 2 non è vincolato e il nodo 4 non è vincolato. Ugualmente poi succederebbe anche per gli altri due. Okay, però lui si è subito fermato a questo. Quindi con questo vi permette di vedere quali sono i nodi che eventualmente presentano un problema. E su quello voi potete andare a ragionare. Allora chiudiamo questo qua. Potete lasciare il solutore standard o mettere quello avanzato. Allora, sblocchiamo il modello e ora cominciamo effettivamente a costruire la nostra struttura reticolare. Allora, mettiamo la briglia superiore. Allora, briglia superiore, quindi selezioniamo Draw Frame e a questo punto selezioniamo come sezione trasversale gli L80x80 a distanza 15. Ok? Allora, noi sappiamo che la briglia superiore va da questo nodo a questo nodo, quindi basta semplicemente cliccare qua e andare su quest'altro nodo. Ok? Fatto. L'altra briglia sappiamo che è distante da questa, che c'è? Ok. L'altra briglia sappiamo che è distante da questa di un metro. Quindi selezioniamo questo elemento e basta semplicemente andare in Edit, Replicate, ci dovrebbe essere, no, non è qua, non mi ricordo, dovrebbe. Ma non è qua, questo è radiale, non mi serve a niente. Vabbè. Allora, noi sappiamo, prendiamo la calcolatrice che si fa prima, dov'è la calcolatrice? L'altezza della trave è abbiamo detto che è un metro, quindi un metro diviso il coseno di 5 gradi. Scusate, il casino. Allora, 5 coseno 1 diviso
anzi qua non c'è, la facciamo così, guarda, 5 seno 1 su x e 2. Viene poco, viene uno e va bene. Allora, questa basta praticamente copiarla di un metro. Quindi edit, replicate, e vi diamo a questo punto di copiarla in direzione lungo z di meno 1, perché io voglio andare verso il basso. E così facendo ho duplicato il mio elemento. Poi, a questo punto, per disegnare le asse di parete, possiamo ragionare in questo modo. Io so che la briglia superiore e di conseguenza la briglia inferiore sono divise in 6 campi, no? Ciascuno di 2 metri di lunghezza. Quindi prendo questo elemento strutturale e semplicemente, entrando nel comando Edit Lines, Dividi Frame, io gli dico di dividere, chi ha la versione vecchia può darsi, questa qui sia una schermata più piccola con meno opzioni, gli dico di dividere la mia trave, number of frame, in 6 parti, di 6, e lui me l'ha divisa, ok? A questo punto potrei fare un ragionamento di questo tipo. Potrei dividere questa non più in 6 parti, ma la potrei dividere in 12 parti. E ora capiamo perché. Quindi edit line, dividi frame in 12 parti. Ok? A questo perché l'ho divisa in 12 parti? Semplicemente perché so innanzitutto che questo elemento io lo devo cancellare perché non l'ho nella mia trovatura rettangolare, e questo elemento io lo devo cancellare perché non ce l'ho nella mia trovatura rettangolare. Lo cancello col cancio semplicemente, quindi lo seleziono e lo cancello. A questo punto questo per me è un elemento tra virgolette unico, quindi seleziono questi due frame, entro in edit, pochino svegli, ragazzi, su. Entro nuovamente in edit, edit line, frame, join frames, quindi unisci i due frame che ho creato. Ecco, quindi risparisce il nodo. Ce lo potevo anche lasciare, ma tanto non mi serviva niente. Quindi lo faccio per tutte, edit, edit line, join frame, edit line, non le prendete tutte insieme perché ve la rirende un'asta unica. Oppure potete rifarla come asta unica e poi ridividerla in 5 parti. Ci siamo fin qua. Ditemi di sì. Siamo. Allora, disegniamo le aste di parete. Allora, per disegnare le aste di parete, le andiamo su Draw Frame Cable. Cambiamo la sezione trasversale, quindi scegliamo 2L60x6. E a questo punto, invece di scegliere Continuous, scegliamo Pinned. Pinned. E andiamo a tracciare le travi, cioè le aste di parete. Allora, iniziamo. Qua me l'ha tracciata male perché c'è, in realtà dovrebbe essere a 45 gradi, non è proprio perfetta, però
Levo un attimo la griglia, scusate, ma perché la griglia mi condiziona i nodi. Siamo? Mi sembra un po' storto. La lunghezza quant'è? No, è 2 metri, ok. Sì. Allora, vi voglio far vedere una cosa. Se voi cliccate un attimo sulle aste di parete con il destro, vedete le caratteristiche che vi dà? Vi dice che releases end I e releases end J. Cioè, praticamente che cosa vuol dire? Quando nel SAP noi vogliamo creare quello che è un vincolo interno, ad esempio una cerniera o un bipendolo, quello che volete, dovete inserire quelle che sono le caratteristiche della sollecitazione che quel vincolo annulla. Quindi la pinned praticamente vi vuole dire che quella lì è un'asta incenerata. Se è un'asta incenerata, sia al nodo start che al nodo end dell'elemento devono essere il momento M2 e M3 riferiti, quindi al sistema di riferimento locale dell'elemento, uguale a 0, e più T, che è la torsione, uguale a 0. Così facendo ottenete proprio una cerniera cilindrica, ok? Scusate, sferica. Forse anche prima avevo detto cilindrica, ma sferica. Va bene? Quindi col pinned lui automaticamente si setta questi parametri. Per vedere dove voi avete messo il releases, quindi questi che lui chiama rilasci, basta semplicemente entrare in Set Display Option e quando voi andate nella parte dei frame mettete in vista i releases. Releases vuol dire rilasci. Allora, vedete che lui praticamente vi fa i puntini all'estremità delle aste di un colore verde, cioè vi dice guarda che in questi punti qua voi avete messo dei rilasci, non vi specifica che tipologia di rilasci, cioè
se avete annullato il momento, se avete annullato il taglio o lo sforzo normale, eccetera. Però mi dice, guarda, fai attenzione che lì c'è un rilascio. Ok? Ora vi faccio notare anche un'altra cosa. Fatta in questo modo, cosa succederebbe? Succederebbe che le aste di parete sono caratterizzate ad avere all'estremo i momenti flettenti nulli, e questo è corretto, però la travatura così schematizzata non sarebbe neanche una travatura rettangolare, semplicemente perché? Perché le briglie sono continue, no? Quindi le briglie, tutti i vari frame che costituiscono la briglia, sono in grado ancora di trasferirsi i momenti flettenti e i tagli. Infatti, proviamo un attimo a lanciare l'analisi e vediamo che cosa succede. Dimmi. Perché forse non hai cliccato pinne. Allora, se non, vi è, non ve la disegnate in generale, semplicemente perché non hai preso il comando pinned quando tracciate l'asta, cioè quando voi andate a tracciare l'asta con questo comando, qua dovete essere sicuro che l'abbia preso, quindi per essere sicuri, supponiamo che qui ci sia continuous, allora, voi selezionate pinned e poi andate nel campo successivo o in questo campo, così siete sicuri che il pinned l'ha preso, perché sennò magari non ve l'ha preso, eh. È semplicemente per quello. Sì, ora vi faccio vedere cosa? Ora vi faccio vedere come inserire i rilasci ugualmente, ok? Perché infatti il ragionamento che ora vi stavo facendo è che questa in realtà non funziona ancora come una travatura reticolare, no? Perché le briglie sono in grado, gli elementi che costituiscono la briglia superiore e inferiore sono in grado di scambiarsi quelle che sono le caratteristiche della sollecitazione. Infatti, facciamo rigirare nuovamente il modello, in questo caso però vincolando la struttura. Quindi innanzitutto capiamo come vincolare la struttura. Allora, supponiamo di voler mettere alla base inizialmente degli incastri. Ok? Allora, degli incastri selezioniamo il nodo a cui vogliamo dare la caratteristica, cioè il vincolo esterno, e facciamo assign, join, restraints. O vincolo, chi dà in italiano. Allora, a questo punto si apre questo menu e praticamente il programma richiede nel sistema di riferimento locale del nodo, nel sistema di riferimento locale del nodo, quindi 1, 2, 3, quali sono le i gradi di libertà che vogliamo bloccare. Ok? Nel caso di incastro noi vogliamo bloccare tutte le traslazioni e tutte le rotazioni, infatti lui per default ha già l'incastro. Quindi noi possiamo per ora mettere l'incastro, quindi cliccando semplicemente su questo, poi vedremo, dimmi, sì, allora selezionate il nodo, assign, join, restrain o vincolo chi l'ha in italiano, e si apre questo menu. Quindi, al solito, o le sbaffiamo tutte o scegliamo il comando di scelta rapida, incastrino, diamo ok, e lui si è disegnato questo incastro alla base, ok? Poi vedremo che dopo dobbiamo cambiarlo, perché abbiamo detto che nell'altro piano invece è una segnale cilindrica nel nostro schema, perché è pendolare, quindi vedremo come cambiarlo. Velocemente mettiamo anche l'altro. Quindi assign, vi conviene portarlo fuori, questo comando qui, se voi fate, sempre cliccando sulla barra in alto col destro, e se voi fate assign point, cioè avete questo menu rapido, questi sono i restrain, per dare i vincoli, cliccando anche su quello, e ci siamo. Allora, altra cosa, supponiamo per ora che questo sia un problema piano, quindi vogliamo
studiarlo solo nel piano, perché altrimenti fuori piano ci sarebbero eventualmente delle variabilità di queste aste, eccetera. Allora, quando noi andiamo a fare analyze e set analysis option, per ora diciamo che questa è un'analisi piana che viene fatta nel piano XZ, perché noi stiamo lavorando nel piano XZ. In questo modo, vedete che lui ha cambiato i vincoli in cima, praticamente vi dice che i gradi di libertà globali di ogni nodo possibili sono solo Qx, Z e Ry, perché logicamente questo è un problema piano, ok? Quindi verrà cambiato automaticamente lui per fare lo studio nel piano. Clicchiamo ok, e a questo punto rilanciamo velocemente quella che è l'analisi. Facciamo run now. Noi per ora non abbiamo inserito carichi, ma poi vi farò vedere che in realtà un carico è stato inserito. Questa è la deforma amplificata della struttura. In realtà non sta crollando la struttura, ma è stato che se l'amplifica in maniera abbastanza grande. Allora, vi ho fatto questa analisi per farvi vedere che le briglie per ora non funzionano come una travatura reticolare. Infatti, se voi andate a visualizzare quelle che sono le caratteristiche della sollecitazione, attraverso questo tasto vedete che c'è praticamente un portale con sopra disegnato, cioè un portale indeformato, che quello è per visualizzare l'indeformata della struttura. Se voi cliccate su questo vi riporta l'indeformata della struttura. Su questo accanto vi fa deformare, vi fa vedere la deformata della struttura, show deformed shape, e qui vi chiede, vedete, si apre questo menu e vi chiede in quale caso di carico volete vedere la deformata. Vi chiede come scalare la deformata, cioè lui vuole, o se la trova da solo, si fa un auto scale del disegno, oppure voi potete impostare un parametro. Poi qua, se volete, voi potete vedere la deformata con sotto anche l'indeformata, semplicemente cliccando while shadow, quindi l'ombra, il sottofondo, l'ombra della struttura. Vedete, questa è la struttura indeformata e davanti c'è la struttura deformata. Accanto ancora c'è la possibilità di visualizzare le caratteristiche della sollecitazione. Io vi voglio far vedere queste, perché se voi cliccate su questo comando e scegliete frame, quindi le caratteristiche della sollecitazione nei frame, se invece cliccate i nodi vi fa vedere eventuali reazioni piccolari. Ma l'hai lanciata l'analisi? Thank you.
Allora, guardiamo invece le caratteristiche della sollecitazione. Quindi, frames. Vedete, si apre questo menu a pennina, vi chiede innanzitutto in quale caso di carico volete vedere le caratteristiche della sollecitazione. Noi per ora abbiamo solo questo caso di carico, che abbiamo chiamato dead, poi vi faccio vedere come impostarlo, e poi vi dà tutte le caratteristiche della sollecitazione. Vogliamo vedere, allora, se nasce del momento, in questo caso M33, perché se le asse sono continue, eventualmente nasce il momento M33. Vi ricordo che l'asse 3 degli elementi frame esce da questo piano. Allora, vediamo un attimo, M33. Effettivamente questo elemento non funziona come entrata reticolare, perché, come vedete, negli elementi frame ci sono dei momenti, questi invece funzionano, queste asse di parete funzionano come elementi trave, perché cliccandoci semplicemente con il destro sull'elemento frame vi si apre lo zoom su questo elemento e quindi effettivamente vi dice questo è l'elemento locale. Se voi questo ve lo spostate vedete anche come vi muovete, qui non ve lo fa vedere perché vedrai ho settato male il colore, vi muovete sull'elemento e vi dice che il momento effettivamente all'estremità di quest'asta è uguale a 0. Il diagramma non dovrebbe essere triangolare, ma dovrebbe essere parabolico, perché questo è il peso proprio degli elementi strutturali, ma qui dipende semplicemente dal numero in cui è stato settato le stazioni. Qui si è calcolata la soluzione in 3 punti, quindi scegliere di calcolare più punti sicuramente viene meglio. Quindi bisogna innanzitutto capire come fare in modo che anche in questi altri elementi strutturali, ad esempio in questa parte, agli estremi il momento flettente deve essere uguale a 0, perché è una tavola reticolare, quindi non ci può essere un momento flettente se non ha più quello del peso proprio, ma come sempre come asse incenerate. Allora, quindi dobbiamo impostare nuovamente i rilasci. Allora, sblocchiamo il modello. Allora, tenete conto che per i rilasci dobbiamo fare in modo che se in un nodo convergono più aste, almeno una delle aste che converge nel nodo non abbia i rilasci per la determinata caratteristica della sollecitazione, altrimenti quel nodo è libero di andare dove gli pare se voi gli rilasciate tutte le caratteristiche della sollecitazione. Quindi tutte le aste tranne una devono avere rilasci. Allora cominciamo. Possiamo ragionare in questo modo. Prendiamo quest'asta. Allora, in quest'asta noi possiamo decidere di rilasciare il momento M2, M3 e la torsione entrambi sia all'inizio che alla fine. Allora, ragionando in questo modo, facciamo assign, frame, e a questo punto ci sono releases o rilasci in italiano. Allora, cliccando si apre questo menu. Allora, questo menu vi chiede, diciamo, quali sono le caratteristiche della sollecitazione che volete rilasciare al nodo, che volete annullare, scusate, al nodo start o al nodo end. Noi sappiamo in questo caso che i nodi sono orientati nel senso della X crescente, perché basta vedere semplicemente il sistema di riferimento locale dei vari frame. Quindi noi gli vogliamo dire a quell'asta che il momento iniziale e il momento finale deve essere uguale a 0, quindi basta semplicemente sbaffare questo, e poi la torsione o nel nodo iniziale o nel nodo finale, lo stesso, questo. Mettiamolo nel nodo finale. In questo modo. Notate che in questa zona avete dei valori che vengono posti uguali a 0, cioè qui praticamente vi dice questo qui, imponendo questa grandezza uguale a 0, annullate la caratteristica della sollecitazione. Questo vi permetterebbe eventualmente di introdurre nel modello delle molle rotazionali, perché se voi mettete questi valori diversi da 0 e introducete il k della molla, ok, in quel caso create un t. Ma l'avete sbloccato il modello? Se il modello è bloccato non vi permette di... Ok?
Allora, se poi cliccate OK, vedete che cosa succede? Ora anche quest'asta ha dei rilasci e in particolar modo notate che questo nodo però non è libero perché è collegato alla colonna. Nella colonna io non ho messo nessun tipo di rilascio. Eppure dalla colonna alla struttura reticolare non passerà momento flettente perché tutte le altre aste sono impostate in maniera tale che il momento flettente sia uguale a zero. Quindi per l'equilibrio del nodo anche il momento nel pilastro, a meno che io non vada a mettere un momento concentrato, sarà uguale a zero. Ok, controllatevi sempre anche gli equilibri dei nodi. Allora, a questo punto, se voi procedete e cliccate sempre su queste aste, queste le possiamo fare tutte uguali, tenendo conto che almeno un'asta nel nodo deve rimanere non rilasciata, io posso far così, assegnare al frame il rilascio in questo modo. Posso semplicemente rilasciare, tra virgolette, solo i nodi end. Ok? Poi può darsi che tanto se mi scordo qualcosa poi non me lo segnala. Allora, così facendo, teoricamente la mia struttura funziona in maniera perfetta. La stessa cosa devo fare ora sotto. E quindi, sotto, prendiamo prima le prime quattro. Isis. Allora, notate immediatamente che l'ultima asta io la lascio senza requisis, ma è corretto, perché tutte le altre aste che arrivano nel nodo sono caratterizzate da momento nullo, e quindi in questo caso va benissimo, perché l'equilibrio del nodo io non ho nessun tipo di problema. Riproviamo quindi a questo punto a rilanciare l'analisi, vediamo se effettivamente si comporta in questo modo e aumentiamo anche il numero delle stazioni, cioè il numero in cui vogliamo che il programma automaticamente all'interno dell'elemento frame si vada a calcolare tutte le caratteristiche della sollecitazione e tutti quindi le soluzioni al problema. Allora, per far questo selezioniamo tutte le frame e andiamo su assign frame e se voi scorrete questo menu grande in fondo trovate che c'è un automatic frame mesh, quindi questa è una suddivisione automatica dei frame. Se voi spuntate questo comando, lui vedete come default ha un auto mesh ai nodi intermedi, quindi lui che cosa si fa? Praticamente l'elemento frame se lo divide a metà e se lo calcola. Siccome noi vogliamo che se lo calcoli in più punti per avere una soluzione un pochino più precisa, ok? Che cosa gli diciamo? Gli diciamo ad esempio di mettere un punto, un nodo, laddove innanzitutto un frame eventualmente va a incrociare un altro frame. Potrebbe essere una soluzione. Oppure possiamo dire ad esempio un numero minimo di stazioni, diciamogli che comunque ogni asta deve essere divisa almeno in 5 parti, quindi in altri 5 punti, cioè in altri 3 punti oltre quelli iniziale e finale, vogliamo calcolare le caratteristiche della sollecitazione. Quindi noi mettiamo qua 5. Ok. Lui scrive yes, semplicemente per ricordarci che ha fatto un auto frame. E riproviamo a rirunnare l'analisi, vediamo se tutto va bene. Con calma. Ho pigiato il run now. Forse no. Run now, non l'avevo già. Allora, riandiamo a vedere la finestrina se tutto funziona. Allora, innanzitutto se io la scorro, vedete, non ho nessun tipo di warning, perché lui mi dice che ha fatto l'analisi, ha assemblato la matrice delle decidenze, mi dice anche addirittura, vediamo un po', il numero, non lo fa vedere, vediamo anche il numero dei gradi di libertà, non lo fa vedere. No, forse è quello classico. Ok.
Comunque non vi dà nessun warning, cioè effettivamente lui ha trovato la soluzione, l'analisi è completa. Allora, ritorniamo qua, andiamo a fare uno zoom e vediamo che effettivamente il momento M33, a parte che ora così è un po' sproporzionato, e mettiamoli uno scale factor magari di 10, giusto perché mi dà fastidio vedere così grande. Dimmi. Perché stress ti compare nel tuo... Queste? Non ti ci compaiono anche? Perché c'è una versione vecchia, esatto. No, non lo so perché. Stanno tolte, si vede. Può darsi che l'abbiano tolto, effettivamente. Magari. Ma tanto a te ti interessano le caratteristiche della sollecitazione. E quegli altri non ti interessano. Perché lo stress... Non so perché. Perché in alcune versioni c'era, tipo nella 14 io non l'avevo. Poi l'ho rivista nella 15, però ora che vince nella 17 non c'è. Warning vuol dire che hai e ti dà anche il nodo. Ma te hai il solutore standard? Allora ti dice anche qual è il nodo che ti dà problemi. Allora non hai il solutore standard. Rifai l'analisi nodo 6. Quindi, e che cosa ti dice il nodo 6? No, guarda i gradi di laddove c'è scritto DOF, allora c'è DOF, ci dovrebbe essere, e sotto WIX, allora DOF vuol dire degrees of freedom, quindi gradi di libertà. Che cosa ti dice del DOF? Allora, WIX. Allora, o c'è un nodo doppio, mi viene il dubbio, o lì in quel nodo in realtà hai svincolato tutte le aste che confluiscono nel nodo. Cerca il nodo 6, quindi metti in vista il label di tutti i nodi e cerca qual è il nodo 6. Lo vedi? Sblocca, no, puoi anche non sbloccarlo, il label del nodo te lo dovrebbe far vedere lo stesso. Metti lì deformata. Così, questo è il bottone dell'indeformata, e se poi fai display, scusa, set display option, e metti label, lui te le dovrebbe far vedere. Come no? Non ci piace. Thank you.
Allora, può succedere che qualcuno di voi per sbaglio abbia disegnato, siccome c'aveva la griglia, magari dei nodi vicini, non se ne è reso conto perché il mouse si attacca alla griglia e quindi poi accanto ce n'era un altro e lì ci sono dei nodi doppi. Quindi dobbiamo sempre fare in modo che ciascun nodo sia collegato a un elemento, sennò il programma scavola o dà l'abilità o c'è. Allora, per fare una pulizia dei nodi, potete fare in questo modo. Allora, sbloccate il modello, selezionate il tutto, questa anzi è un'operazione che vi consiglio sempre di fare prima di lanciare l'analisi, e andate in Edit, Edit Point, vedete che c'è scritto Merge Joints, o unisci nodi per chi l'ha fatto in italiano. Praticamente, lui vi chiede la tolleranza al di sotto del quale se trova due nodi vicini, questi devono essere uniti, ok? Quindi voi ad esempio impostate la tolleranza di un centimetro, quindi tutti i nodi che si trovano a distanza inferiore di un centimetro, voi gli dite, guarda, deve essere molto probabilmente un errore mio, uniscili. Quindi 0,1, e in questo modo lui mi ha fatto una pulizia. Cioè se c'erano dei nodi doppi, in questo modo lui mi l'ha fatto. Visto che ci siamo, rifacciamo anche la rinumerazione dei nodi, ok? Per rinumerare i nodi, quindi per ricominciare da 1, 2, 3 e non perdere la numerazione, riselezionate il tutto, facciamo Change Labels. A questo punto, si apre questa schermata, potete entrare in Item Type, cioè che tipo... quale tipo volete rinumerare, se è un nodo, se è un elemento frame, se è un elemento area. Voi potete rinumerare nodi, quindi fate element label joint, ok? E poi edit, e a questo punto auto relabel all in list, ok? E automaticamente lui si è rinumerato secondo un concetto suo, lui ce l'ha un rinumeratore interno. Vedete che ora lui me l'ha rinumerato, ma ha cambiato delle cose. Così avete riallineato. Dimmi, da dove? Il merge l'hai fatto? Il merge dei nodi, cioè l'unione dei nodi, quello l'hai fatto. Okay. Allora, per rinumerarli selezioni tutto, ok? Edit, change labels. Poi, a questo punto te devi scegliere il tipo di elemento che vuoi rinumerare, in questo caso sono i nodi. Quindi join, ok? Poi edit, passo in alto, auto relabel, all in list, quindi cioè tutti quelli che ti hai selezionato, e lui se li rinumera. Qui vedrai che cambierà l'ordine in un name, ma ora io non lo ricambio perché l'ho già rinumerati. E lui se l'ha rinumerato. La stessa cosa poi li potete fare anche con i frame per riprendere la numerazione. Ah, ci stoppiamo perché sono 10 e mezzo. Allora, qua interrompiamo. Dov'era?